Quindi qui cosa succede? Succede che le coppie vengono qui a pregare perché a chiedere la grazia a questo santo, alla Madonna e a San Martino di avere dei figli, e poi quando questi figli vengono portano la fotografia in ringraziamento di questa grazia che hanno avuto, insomma. Abbiamo fatto degli scavi con l'Università di Padova sotto il pavimento, abbiamo trovato appunto che la chiesa è costruita sui resti di un sacello o di un'abitazione di epoca tardo-romana, alto-medievale. Abbiamo trovato i resti, come dire, i resti, abbiamo trovato dove durante il 1917 i soldati che avevano occupato la chiesa hanno fatto la trincea, da dove entravano. Questi affreschi riguardano tutte le scene del Nuovo Testamento, si parte dall'Annunciazione, poi c'è la Maternità, c'è la Passione con la Crocifissione, la Madonna e San Giovanni, e poi c'è il Cristo risorto Pantocratore che qui attorniato dei simboli dei quattro evangelisti, no? Matteo che è l'angelo, Luca che è il bue, Giovanni è l'aquila e Marco, San Marco che è il leone in Moeca, no? Sì, questa la Madonna col bambino è caratteristica proprio di Marco Mamelli, l'autore degli affreschi, no? Questa è scritta, è fatta fare Sergio Ordano dalla sera per sua donazione, no? Devozione e donazione. Lui era il Meriga di Castelcerse, era il capo del colmello di Castelcerse, però lui abitava dove c'è il mulino della serra, no? Secondo me probabilmente questo è il mulino della serra, qui dietro si vedono le montagne, i grappa, i muschè, così. È basso perché si utilizzava l'acqua della sorgente di Canienza e la costruzione era bassa perché l'acqua doveva scorrere piana per poi fare il salto per dare la forza alle palle di andare attorno. Questa, come si vede, è simile alla tipologia, quella di Giorgione, no? C'è la Madonna con queste finestre che spaziano sulla campagna. Questa invece è San Gerolamo e si vede in mano la chiesa. Quella chiesa lì esiste ancora, è ad Aso, Monte dei Frati, una piccola chiesa dove c'era il convento San Gerolamo soppresso da Napoleone dopo che è venuto in Italia. Questa chiesa qua probabilmente è la chiesa, anzi, sicuramente la chiesa di Cavaso, come era all'epoca. Si vede il campanile sulla destra, la chiesa sulla sinistra, la canonica sulla destra, anche questo muro qua con i merli che c'erano, insomma, perché lì c'era il castello di Cavaso. Se quella è la chiesa a sinistra, questa qua, questa costruzione, è il castello ricostruito qui di Castelcerse con una torre rotonda. Non è tutto quanto fotografico, ci sono anche delle fantasie per dire, perché lui, questo pittore, fa tutte le torri rotonde che qui all'epoca non c'erano torri rotonde, erano quadrate. Perché c'è questa scultura? Perché la chiesa è dedicata a San Martino, ma praticamente a San Martino non si vede. C'era un affresco sopra l'abside, però non un buon fresco, e col tempo si è sbriciolato. Allora abbiamo chiesto a questo scultore, Petr Novak, della Repubblica Ceca della Boemia, di farci questa scultura. Qui si vede il San Martino, Martino che non è ancora santo, a cavallo, così che sta dando il mantello al povero, no? È un'opera molto bella, è in granito della Boemia. E, come dire, il cavallo, secondo l'autore, il cavallo, pur essendo una bestia, capisce chi è questo, no? Che è il Cristo, e si sta inginocchiando in segno di riverenza. Mentre questa è il pilastro, la colonna che abbiamo fatto su noi è in lumachella, è la pietra che hanno costruito, utilizzata per tutta la facciata del tempio, le colonne e anche tutta la facciata del tempio di Cossagno. Questo cibo è il testo, dicono, più antico di tutta la provincia di Treviso, risale al IV secolo a.C., è in caratteri reto etruschi e sembrerebbe, secondo il professor Morandi della Sapienza di Roma, che ha scritto anche un libro proprio su questo, dedicato ad Aromatan, questo personaggio vissuto all'epoca. Poi è difficile capire perché potrebbe essere anche un quarto dell'originale, se non si ha il punto e a capo, insomma, è difficile dare un senso, però ogni studioso poi dà un senso a questo. Questo è il IV secolo a.C. Tra il III e il IV secolo d.C. viene riutilizzato in epoca romana. Però questa parte può darsi che sia stato più esposto alle intemperie e quindi sia più dilavato. Non si vede molto bene, però dovrebbe essere cristiano perché qui ci sono scritto CRS, che sono come le iniziali di Cristo.
Qua si apre su tutta la vallata i castelli di Monfumo. Dalla chiesetta di San Martino si arriva a vedere tutta la vallata della Piedemontana e si riesce a vedere tutta la vallata fino alla parte del quartiere del Piave. Questo è un sito antichissimo. Dagli scavi fatti nel 91-92 abbiamo recuperato dei reperti che si rifanno all'età del bronzo. Cosa vuol dire? 15 secolo avanti Cristo. Anche allora c'era una fortificazione, era una palizzata tutto intorno qua che serviva anche quel tempo per se c'era bisogno di insomma, era un posto di rifugio, no? In epoca romana non aveva avuto più bisogno di queste cose, non servivano perché i romani comandavano dappertutto, non c'erano le fazioni così. Nel 1014, di ritorno da Treviso, l'imperatore Enrico II, che era tornato da Roma dove era stato incoronato imperatore, è passato di qua e ha dato ai suoi feudatari questo sito, no? E loro hanno costruito, Gerardo di Maltraversi, ha costruito questo castello, piccolo castello però di importanza notevole, perché? Perché da qui avevano la possibilità di, come dire, la visuale avevano sul castello di Monfumo, la rocca di Avro, il castello di Fonte, così, la rocca di Cornuda, il castello di Da Castelli, la Bastia di Onigo, il castello di Da Cavaso, e quindi pur piccolo però ha avuto un'importanza notevole in quell'epoca. Questi erano i ghibellini, erano questi maltraversi di origine vicentina, di originari Montebello vicentino, che però avevano la loro influenza in questa zona. E ha avuto queste vicende, si sono accavallate nel tempo, no? C'è stata anche Sofia di Colfosco che l'aveva preso in parte i guidotti del Crispignaga, e poi cambierà di proprietari e diventeranno i Da Castelli i proprietari di questo sito. I Da Castelli nel 1280, in quegli anni lì, erano la famiglia, una assieme ai Caminesi, una delle due famiglie più importanti che c'erano a Treviso, nella città di Treviso, nel comune di Treviso. E nel 1283 volevano avere la supremazia, faranno la guerra ai Caminesi, però i Caminesi sono più forti, li inseguono, e nella piana di Pagnano dicono che c'è stata la battaglia finale dove ci sono stati addirittura 200 fanti morti, e poi loro occuperanno i castelli, saranno distrutti, può darsi assediati e lasciati morire la gente dentro. Questa è stata la vita di questo castello.